ha precisato che con questa operazione si sono garantiti i diritti di tutti. Possiamo essere sicuri di questo? Sì, si sono garantiti i diritti di tutti, perché chi stava in questo campo, per effetto anche di nota normativa confusa, era invisibile. E quindi abbiamo impiegato alcuni mesi per poterli mettere in regola, fare in modo che avessero il permesso di soggiorno, che avessero il riconoscimento di una cittadinanza alla quale avevano diritto, e poi sono diventati visibili. Una volta diventati visibili, questo è accaduto grosso modo nel mese di dicembre, abbiamo iniziato un percorso che applichiamo nei confronti di chiunque si trova nelle loro condizioni. Percorsi personalizzati che tengono conto di ciascun nucleo familiare, e credo che il risultato sia assolutamente la conferma di come Palermo vive una realtà ben diversa di altre città d'Italia e d'Europa. Abbiamo assistito ad una liberazione volontaria del campo. Appena sono arrivato questa mattina sono stato accolto dagli applausi di coloro che in quel campo stanno, che hanno esteso l'applauso ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia municipale e alla struttura comunale, che ha seguito passo passo la loro condizione avendo rispetto dei loro diritti. Dopo la bonifica di questo campo cosa avverrà? Quali saranno i vostri progetti? Ma il 12 di maggio finisce domenica in favorita, e così come abbiamo annunciato il 19 maggio faremo una riunione per mettere a sistema l'intera gestione di questo parco, il parco della favorita, che è un parco regionale ma crediamo che sia un bene di questa città, e quindi abbiamo il dovere di avere cura di questo parco e quindi anche di quest'area, che verrà restituita alla fruizione di tutti. Ovviamente adesso inizieranno le operazioni di bonifica con le demolizioni, ma le demolizioni avverranno nei prossimi giorni, dopo che coloro che abitavano in quelle baracche hanno trovato alloggio dignitoso. Sindaco, tutto questo, in questa storia trentennale di questo campo, che ha attraversato anche momenti di cronaca cittadina difficili, di contrasti, di polemiche, non poteva essere fatto prima? Sicuramente poteva essere fatto prima, e poteva essere fatto dalla regione, che è l'ente titolare di questo parco, ma io voglio dire con molta franchezza che per poter arrivare a questo percorso bisognava prima mettere in regola queste persone, perché molti loro non avevano nessun permesso di soggiorno, molti loro non avevano la cittadinanza ma non lo sapevano, molti loro erano di passaggio. Ecco, io credo che c'è un tempo per ogni cosa, e il tempo matura quando si creano le condizioni per maturare. Quando io dico che una certa legislazione italiana recente è criminogena, faccio riferimento a questo, perché ritarda e ostacola la messa in regola delle persone. Noi le abbiamo messe in regola e adesso sono visibili e possono far valere i loro diritti. Grazie. No,